Assolutamente certezze perché la squadra ha fatto una buona partita contro una delle squadre in questo momento sicuramente più in forma per conoscenze, per qualità, perché nell'ultimo periodo l'ha fatta da padrona e quindi questo è un pareggio che secondo me ci sta anche stretto per quanto fatto. Tenendo conto che non è stato facile andare sotto e da un punto di vista mentale reagire come ha reagito la squadra, quindi assolutamente contento. Parto dalla seconda che è più significativa secondo me, nel senso che ogni partita è una finale e noi dobbiamo essere bravi ad andare a prendere punti ovunque contro chiunque, con la possibilità adesso di lavorare 2 settimane, di mettere ancora dentro quei concetti, quelle corde che dicevo ieri che sono state toccate, ma andavano toccate ancora meglio, l'avremmo messo secondo me in maggiore difficoltà, soprattutto al primo tempo, e mi riallaccio alla seconda domanda su Zambelli. Anche Oliver potevamo sfruttarlo molto di più al primo tempo e invece a volte ci siamo intestarditi nel non girar palla veloce e dare la possibilità al Cittadella che quando poi ti viene a prendere non ti fa uscire più da quelle zone di campo. Quindi i ragazzi hanno alternato buone situazioni ad alcune situazioni che dobbiamo andare a rivedere. C'è tanto, bisogna lavorarci, abbiamo lavorato 4 giorni e in questi 4 giorni secondo me i ragazzi sono ritornati su quello che facevamo prima. C'era Billong che era un giocatore completamente nuovo ed era l'unico ed è un giocatore fondamentale per quello che è il nostro calcio e certamente vanno migliorati certi automatismi. Però ripeto, c'è da essere soddisfatti, ma soprattutto dalla reazione della squadra, da questa voglia di imporre subito il ritmo alla gara, di dover partire forte e di doverci far trascinare dal pubblico, che anche oggi è stato certamente l'uomo in più. E certamente non è stato facile andare sotto e rimanere in gara e rimanere concentrati, continuare a spingere. E una volta raggiunto il pareggio, i ragazzi hanno continuato ancora a darci dentro. Quindi certamente è stato un buon segnale e adesso continueremo il nostro lavoro. Mi dispiace non essere riuscito a vincere perché in questo momento conta moltissimo il risultato. Abbiamo fatto sofferto anche un po' nella parte finale, ma ci sta a soffrire un po'. Dovevamo essere un po' più bravi a tenere palla, a farla girare, a dare ampiezza. Non l'abbiamo fatto. E il Foggia è stato bravo a accorciare e a metterci vicino all'area di rigore. Abbiamo commesso un'ingenuità sul calcio di rigore. Il pari poi alla fine ci sta anche, però in questo momento quello che mi conta è il risultato, perché credo che in questo finale di campionato, magari vincendo queste partite, anche soffrendo, ci stanno. E credo che abbiamo per il resto della partita fatto una prestazione importante, cercando di fare quello che è il nostro gioco, mantenendo la nostra identità e cercando di provare a vincere. Non siamo stati molto bravi negli ultimi 15 metri in cui potevamo essere più incisivi, più concreti anche nel primo tempo, e questo un po' l'abbiamo pagato, perché quando hai l'opportunità di andare magari a fare più di un'occasione da gol e sbagli sempre l'ultimo passaggio, non è un bel segnale. Però siamo riusciti a portare a casa un punto, teniamocelo e guardiamo avanti.